E questo quaderno, che si chiama Quaderno di Anna Maddalena, ha tra i tanti esercizi questo, che si chiama l'aria. E quest'aria consiste di 32 battute. Ora, 32 è un numero non casuale, perché è 2 per 2 che fa 4, per 2 che fa 8, per 2 che fa 16, per 2 che fa 32, e 2 alla quinta, un numero significativo dal punto di vista musicale, anche perché la musica è fatta tutta di multipli o sottomultipli di 2. Per esempio, le durate delle note sono per l'appunto 1, un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, un trentaduesimo, un sessantaquattresimo, credo che sia solo fino lì, no? La semibiscroma, no? E così via. Quindi ci sono potenze o divisioni per 2. E quest'aria di 32 battute divenne lo spunto per fare 30 variazioni su quest'aria, poi per ripetere l'aria alla fine, quindi fare una composizione che a sua volta avesse 32 pezzi messi insieme. Quest'opera, tra l'altro, alcune dei brani, alcune delle variazioni, in particolare quelle che sono multiple di 3, cioè la terza, la sesta, la nona, la nona e così via, sono dei canoni, che sono delle composizioni strettamente matematiche. Sono canoni, tra l'altro, fatti a intervalli crescenti, perché la terza variazione è all'unisono, la sesta è a un tono di differenza, poi a 2, eccetera, no? E che cosa si fa in questi canoni, ma più in generale nella musica barocca? Beh, si prende anzitutto uno spartito, come tutti i musicisti ovviamente fanno, si sale sul podio, perché questo è il mio sogno da quando sono bambino, e finalmente ho un'orchestra a mia disposizione, e si legge questo spartito. Ora, naturalmente i musicisti sanno come leggerlo, ma io che non sono così attento alla musica non saprei bene come leggerlo. Per esempio, quanti modi ci sono secondo voi per leggere uno spartito? Beh, lo si può prendere nel modo in cui è scritto, si chiama modo retto, ma se uno è analfabeta musicale, come sono praticamente io, potrebbe anche leggerlo al contrario, no? Come a volte si può fare con i giornali. Vi ricordate gli antichi film, i vecchi film in cui si vedeva l'uomo che leggeva il giornale al contrario, e subito, così facendo, diceva agli altri passeggeri che in realtà era un analfabeta. Quindi si può fare il modo retto, no? Si può fare il modo inverso, ma si può anche leggere contro luce lo spartito, e anche lì lo spartito si può leggere in due modi contro luce, e quindi modo retrogrado e modo retrogrado inverso, quattro modi diversi di leggere la stessa musica, che però all'orecchio suonano molto diversamente. E allora adesso questa sera vi facciamo sentire un breve brano che credo molti di voi riconosceranno, ma lo facciamo al contrario: invece di far sentire prima il brano nel modo giusto, retto, e poi fare l'inverso, il retrogrado e il retrogrado inverso, facciamo il contrario. Quindi cominciamo per favore con il retrogrado inverso. Senza il direttore d'orchestra, quindi questo è già qualche cosa. Poi chiederemo al direttore d'orchestra che cosa fa. Gli altri immagino che non volessero essere distratti. E finalmente sentiamo la musica come era scritta, cioè nel modo giusto in cui la si sarebbe dovuta suonare. Quando viene suonato, girato, rivoltato e così via, e che cosa si capisce della musica di Bach quando lui prende dei temi che sono più complessi di Frammartino e che ce li offre appunto in tutte queste salse, diciamo così, in questi quattro tipi di variazioni, che poi non sono gli unici, perché adesso questo spartito è fatto e stampato su un pezzo di carta, ma se fosse stampato su un pezzo di gomma e si potesse tirare, per esempio, oppure si potesse contrarre, ecco altri due modi che vanno a sommarsi, anzi a moltiplicarsi, a quelli...